Ciao Pinkies! Benvenuti o bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui per fare un altro video diverso da quello che doveva uscire oggi, o meglio questa settimana. Perché non è uscito questa settimana e uscirà domani un altro video di un'altra tipologia? Uscirà un'altra tipologia di video semplicemente per un motivo semplicissimo, ovvero non ho trovato ancora i francobolli e quindi non sono riuscito a girare, pardon, la prima parte del video dove io andavo a realizzare delle postcard e le spedivo a sconosciuti. Sono davvero rammaricato di questo, sono arrabbiato con me stesso perché non ho trovato i francobolli e per trovare i francobolli, scusate che vado ad aprire la finestra così sfruttiamo ancora meglio la luce della finestra. Ok, sì, ho aperto la finestra e è migliorata la luce. Siccome non sono riuscito a trovare questi francobolli, dovrò andare per forza a prenderli in posta. Non avendo avuto tempo di andare in posta questi periodi, andrò a vedere dopo nell'applicazione delle poste, perché adesso sono già le 10:48 e vediamo se di sabato c'è qualche posta aperta a Milano il pomeriggio o nel primo pomeriggio e andrò a prendere i francobolli in posta. Ovviamente andrò con l'applicazione delle poste, così avrò già il numerino pronto, avrò tutto preparato, avrò il saltafila. Ovviamente non è un saltafila, ma è un prenoto appuntamento e agevolerò lo stare in posta solo 5 minuti e non 6 ore ad aspettare. Quindi, detto questo, facciamo un'altra tipologia di video. Questo intro era doveroso per spiegare perché non è uscito un video questa settimana, nel tempo della settimana, ma forse uscirà domenica o forse addirittura lunedì. Vediamo quando riesco a prepararlo. Quindi, detto questo, facciamo un video diverso. Il video diverso è un video in cui vado a fare sempre un esercizio creativo, però l'esercizio creativo di oggi sarà un esercizio di progettazione legato al Typo Da. Typo Da è una rubrica, ma prima di spiegare bene questa rubrica, se vi piace questa tipologia di video e volete supportarla, non esitate a mettere un pollicione, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanellina e a seguirmi sugli altri social, Instagram, Pinterest, TikTok, Threads e Facebook se volete. Hanno anche Twitter, ovvero X, e bando alle ciance, ciancio alle bande, quindi adesso che sapete tutto, sigla! Bene, Pinkies, allora, quello che volevo dirvi io è che voglio fare un video che è un video nuovo, ovvero un video Typo Da, che non ho mai portato qui, ma ho portato solo una volta per sbaglio, non per sbaglio perché non volessi portarlo per una cosa, ma perché mi era venuta l'idea geniale, però non ero nel momento giusto per supportare questa idea geniale, quindi ho deciso di farla assiduamente nel 2024. Typo Da sarà una rubrica ed è una rubrica che porto principalmente su Instagram dove vado a realizzare dei typi. Typo scritto come typo tipografico, quindi con la Y. Tipo da, typo da. Quindi è per giocare sull'aspetto contrappositivo tra quello che è la tipografia e quello che è la comunicazione in generale e la tipologia di persona tipo inteso come cariotipo, quindi persona, e typo inteso come tipologia di font, e li mixo e quindi diventa typo da, ovvero disegno le persone da un determinato evento. Ad esempio, avete visto nel 2023 che è uscito typo da Fuorisalone o typo da Design Week, dirla come si vuole perché è lo stesso evento, e è uscito una serie di illustrazioni che ritraevano diverse tipologie di persone che vanno a quell'evento. Quindi poi la mia idea iniziale era di che resterà quella, però non è stata poi portata a termine nel 2023, era Typo Da Design Week, Typo Da Fashion Week, Typo Da Wine Week, Typo Da Book Week, perché a Milano va tanto di moda fare queste week, cioè queste settimane con un determinato tema per un determinato tipo di intenditori. E quindi, cosa andremo a fare in questo video? In questo video andremo a realizzare un typo da che non c'entra niente con Milano, ma c'entra con la vita in generale, ovvero typo da fuffaguru, cioè typo da tutte quelle persone che si spacciano per competenti in qualcosa quando non lo sono, vendono poi corsi,
vendono poi successo, fama, riuscita o trucchi, stratagemmi che in realtà poi gli esperti sanno che non sono veri e sono solo specchietti per le allodole, per farti pagare dei corsi, per farti seguire le loro pagine, per farti attrarre a queste persone quando non lo sono. Quindi disegneremo questi typo da. Ovviamente ci sarà tutto il processo creativo fino a prima di renderli vettoriali, perché per la realizzazione vettoriale invece farò delle piccole pillole in cui li vettorializzo per la rubrica del disegno su TikTok. Qui metterò fino a prima, quindi la creazione manuale del disegno, quindi la ricerca dell'idea, la strutturazione, l'accorgimento, la creazione delle tavole che poi pubblicherò come lavoro su Behance, e tutto strutturato per poi arrivare alla creazione vera e propria. Su Behance troverete anche già i vettoriali, ma qui nel video vedrete solo la parte prima fino alla creazione manuale, dove metterò anche ad esempio dei bozzetti, scriverò i bozzetti, li farò sulla mia Moleskine e tutto. Quindi ora che vi ho ben spiegato tutto come avviene, ci vediamo dopo, perché adesso vi farò un voice over e vedrete la parte del computer in cui cerco su Pinterest, su Behance e su altri post delle ISPO proprio per questo. Quindi state connessi e ovviamente sarà sempre nel mio stile, quindi sempre un po' irriverente, sempre un po' controcorrente e sempre un po' flat character. Ovviamente vedrete un processo creativo diverso ma simile, perché ovviamente dovrò anche scegliere quali rubriche fare. Fuffaguru da questo, 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 quindi andremo a scegliere anche quello. Quindi ci rivediamo quando ho finito di lavorare al computer.
Ciao Pinkies, alla fine ieri ho girato la parte di video fino a prima di fare i disegni. Adesso è il giorno dopo, quindi è lunedì ed è sera. E volevo preannunciarvi che tutta l'intro che ho fatto ieri era vera fino a ieri, perché oggi con somma gioia, se mi vedete guardare in giro è perché cercavo questa bustina qui, con somma gioia, cosa ho trovato oggi? In un posto, quando sono andato a bere un caffè con delle colleghe, i francobolli! Guardate, ho trovato i francobolli che sono per me essenziali e necessari per terminare un video che non riuscivo a fare qui su YouTube. Quindi, ora che ho i francobolli, ho già i due video che usciranno questa settimana. Saranno due video, purtroppo, o per fortuna, non lo so come preferite, di disegno, ma e di creatività, ma si sono accavallati questi. Poi vi spoilerò anche, prima di andare avanti con questo video dove disegnerò i typo da vi spoilerò anche che uscirà un video sul mio bullet journal, eccolo qui, che è un bullet journal precompilato dove andremo a farci solo una modifica che non vi spoilerò. Avete già visto una preview su TikTok di questo bullet journal precompilato. Quindi, detto questo, bando alle ciance, ciancio alle bande, visto che è sera ed è tardino e la luce non è delle migliori, attiverò anche la ring light e ci mettiamo con l'inquadratura per vedere la Moleskine e disegnare. Quindi ci vediamo tra poco, Pinkies, col cambio di inquadratura e avanti tutta. Mentre faccio i disegni di typo dai, faccio la lista. Ovviamente voi vedrete tutto il processo, ma sarà un processo velocizzato con musica. Bene Pinky, siamo giunti alla conclusione di questo video, non mi resta solo che in autonomia vettorializzare, stavo per dire velocizzare, non so perché motivo, vettorializzare queste tre immagini, colorarle con la palette cromatica mia dedicata e farci il post.
Quindi, se questo video vi è piaciuto, potete vederne altri di questa tipologia. Non esitate a mettere un pollicione in su, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina e a seguirmi sugli altri social: Instagram, Pinterest, TikTok, Threads e anche X. E ovviamente, se volete, Facebook, anche se è desueto. Bene, Pinkies, grazie di tutto. Grazie per essere arrivati a questo punto del video. Mettete come hashtag sotto il video Typo da Fuffaguru. Alla prossima, Pinkies, e ricordatevi che siete voi il rosa che fa venire la magia. Grazie di esistere, grazie di esserci e grazie per il supporto. Baci!